Parco Baveno, comune della provincia del Verbano Cusi-Ossola, di circa 5.000 abitanti, lungo le rive piemontesi del Lago Maggiore, affacciato sulle isole Borromee, ricco di storia, tradizioni e cultura, con un ambiente naturale di notevole bellezza paesaggistica, dove numerosi sentieri e i percorsi si prestano a rilassanti passeggiate. È una località turistica famosa per le cure idroterapiche, città del granito e tutta una corona di ville e giardini, come la villa Enfri Branca, la villa Fedora. Da Baveno è facilmente raggiungibile l'isola Bella, l'isola madre, la più grande, e l'isola dei pescatori, l'unica ad essere stabilmente abitata. Nel lungo lago di Baveno troviamo un'opera con un significato importante di sintesi della peculiarità della zona. Contiene aiuole e una serie di lastre verticali realizzate con le pietre più importanti della provincia del Verbano. Troviamo la chiesa San Gervaso e Protraso e il battistero, il portico della Via Crucis, il Museo Granum. Baveno, una ciudad en la provincia de Verbano, Cusi-Ossola, de unos 5.000 habitantes, a lo largo de las orillas piamontesas del Lago Maggiore. Con vistas a las Islas Borromea, ciudad rica de historia, tradiciones y cultura, con un entorno natural de notable belleza paisajística, numerosos senderos y caminos que se prestan para relajantes paseos. Es un centro turístico famoso por los tratamientos de hidroterapia. Ciudad de granito. Es toda una corona de villas y jardines, como la Villa de Henfri Branca, Villa Fedora. Desde Baveno es fácil llegar a la Isla Bella, Isla Madre, la más grande, y la Isla de los Pescadores, la única habitada permanentemente. Encontramos también a orillas del lago una obra con un importante significado de síntesis de la peculiaridad del lugar. Contiene macizos de flores y una serie de losas verticales realizada con las piedras más importantes de la provincia de Verbano. Encontramos la iglesia de San Gervaso e Protaso y el Battisterio, el pórtico del Via Crucis, el Museo Granum. Durante l'anno è possibile seguire vari eventi, fra cui la Pietra Racconta, il Festival Umberto Giordano, la manifestazione Un Salto nel Passato. Durante el año es posible seguir varios eventos, entre los cuales la Piedra Racconta, el Festival Umberto Giordano, la manifestación Un Salto en el Pasado. Eccoci alla conclusione e se desiderate seguiteci, iscrivetevi al nostro canale, vi consiglieremo sicuramente altre città, paesi, borghi e se desiderate una nostra realizzazione, se volete aiutarci a far crescere sempre di più un turismo di valore, contattateci, realizzeremo con voi video spettacolari anche eseguiti con drone quando è possibile. A presto! Tutta una corona di villa